Buonasera. Sapete come si scatena una tempesta in un bicchiere d'acqua? Cos'è la pubblicità progresso? Qual è il sogno proibito dell'Inghilterra? Restate con noi e subito dopo lo spot ne parleremo insieme a Immagina, il programma dedicato alle meraviglie del vedere. Buonasera e benvenuti nel nostro regno neobarocco. Andiamo avanti nel nostro viaggio nell'immagine. Ogni immagine ne contiene due, quella che l'occhio cattura e quella che la mente interpreta. Facciamo un esempio. In Inghilterra i quotidiani più popolari, per vendere più copie, hanno trovato un'arma infallibile: dedicare la terza pagina a delle bellissime ragazze non troppo vestite. È una cosa incredibile come queste ragazze in pochissimo tempo riescono a diventare delle vere e proprie star. Vediamo come attraverso delle foto in bianco e nero una ragazza si trasforma in mito, senza mai aver aperto bocca. Potenza dell'immagine. Ho cominciato a lavorare per il Sun come fotografo di moda e poi sono passato alla terza pagina, la pagina specializzata nelle foto di ragazze sexy. I primi anni le ragazze indossavano un bikini, oppure delle camicette trasparenti. Poi piano piano sono arrivate al topless e da allora non siamo più tornati indietro. Questa è una ragazza nuova, una ragazza dell'agenzia. Non l'abbiamo mai usata prima, è la prima volta. Ma ha già lavorato come modella? Sì, è una professionista. Sì, si vede che è una modella, ma non so, sfortunatamente non mi sembra che abbia il viso adatto. Non sorride, non ride e non mi fa sentire che le stelle brillano in cielo, capisci? Questa a cui state assistendo è una tipica riunione dei redattori della terza pagina di un quotidiano popolare inglese. Non potete immaginare quante sono le ragazze che vengono scartate, quanti sono i sogni di gloria infranti. In tanti anni, solo un nome ha resistito ad ogni critica, quello di Samantha Fox. Thank you.
la conosco, Samantha Fox, sì, donna molto bella. Cosa pensi di Samantha Fox? Io penso che sia il sogno di ogni uomo, è una donna desiderabile, è il sogno di ogni uomo solo, è una donna di successo, giovane. Penso che sia una creatura meravigliosa, una creatura veramente eccezionale. Piace alla gente perché è un sex symbol. È molto carina e attraente. Beh, per me il suo fisico è meglio di quello di Madonna. La prima volta che fotografai Samantha Fox era carina, ma poi è migliorata sempre di più. Alla fine è diventata la migliore delle ragazze della terza pagina, la migliore di tutti i tempi. Io ho bisogno dei giornali, e i giornali hanno bisogno di ragazze carine. Per la pubblicità, per la terza pagina, per la settima pagina delle stelline. È così che va il mondo. La gente ha bisogno degli altri, vive degli altri. Non penso che la fotografia sia irreale o spiacevole o imbarazzante. Invece, se dovessi cambiarmi, se dovessi andare a comprare dei vestiti, una camicia per esempio, e mi dovessi cambiare nello spogliatoio delle donne insieme ad altre persone, mi sentirei imbarazzata e intimidita. Mi sentirei gli occhi addosso di tutti. In quel caso mi dà fastidio, ma quando lavoro è diverso. Mi dà fastidio persino andare in piscina con un bikini ridotto, perché penso che tutti mi guardino il seno. Se devi essere felice, ti viene un bellissimo sorriso immediato e ti puoi sentire anche veramente giù, ma devi sorridere. E poi ti dicono, ok, voglio un'espressione sexy, ma non proprio sexy, piuttosto immorale. E tu pensi, oddio, ma cosa vuol dire questa espressione? Quindi fai tutti gli sforzi possibili e ti inserisci nel cervello sexy, immorale, e ti metti su quella faccia. E poi ti dicono, voglio un'espressione innocente, e tu lì, con il seno al vento, cerchi di fare la faccia innocente. È come un gioco. La gente la mattina prende una tazza di tè e legge il giornale. E nel giornale c'è anche una terza pagina. I bambini la vedono e i genitori non dicono non guardare, altrimenti i loro figli possono crescere pensando è una cosa brutta. Tutti pensano che sia una cosa brutta, ma non lo è. Oggi Samantha Fox è una cantante di successo e va fortissimo. Essere vista per anni in pose sexy da milioni di lettori le ha procurato una grandissima popolarità. Pensate che i discografici si sono disputati a lungo l'esclusiva del suo contratto. Erano infatti sicuri che i suoi dischi sarebbero diventati un successo. Samantha ha una voce discreta, ma si muove benissimo. La sua immagine è il simbolo dei sogni proibiti di mezza Inghilterra, quella più tradizionale e puritana. Ad essa ha dedicato il suo ultimo video, I Surrender, mi arrendo. E se il televisore di casa si muovesse, cosa succederebbe alle immagini che ci sono dentro? Potrebbe accadere di tutto, come in questa videoscultura di Fabrizio Plessi.
Un'idea fra il vento, l'acqua, il video. Una vera tempesta e un bicchiere d'acqua. Facciamo un piccolo viaggio in un paese lontano e antichissimo, l'India. Il nostro accompagnatore sarà Ettore Sozzas, il designer più rappresentativo che abbiamo in Italia. E scopriamo come, da un paesaggio che mantiene i segni di una storia millenaria, può nascere l'invenzione del nostro paesaggio domestico di domani. Requested to return to their seats. We are about to land. The local temperature is 15 degrees centigrade. Please fasten your seat belts and please refrain from smoking. L'architettura indiana classica è profondamente diversa da quella occidentale. Diversa concettualmente, diversa progettualmente. Sui loro templi non ci sono statue di martiri e tantomeno di crocifissi. E non sono templi comunque costruiti per l'eternità. Sono quasi quasi al limite delle specie di fumetti. Sono templi coperti di un'infinità di statue, specialmente nel meridione, di statue di persone, di santi, di divinità, e tutto questo brulicare di persone che salgono su verso questa montagna sacra non vuol altro che rappresentare in qualche maniera il progredire, il riciclarsi e ciclarsi ancora una volta dell'esistenza intera. Io credo che si possa dire che l'India è veramente il paese della vita. Le strade sono piene di fiori, i fiumi sono ricoperti di fiori gettati nell'acqua per essere portati fino al mare. Lo stesso vale per esempio per i colori. I colori sono sparsi dovunque. I templi sono tutti colorati, le mucche sono colorate. Le corna delle mucche sono dipinte. C'è una generale considerazione della vita e dell'esistenza come atto dei sensi. La vita viene molto meno recepita come atto intellettuale che come totale e circolare atto sensoriale. La periferia indiana, la periferia delle grandi metropoli indiane, è uno dei luoghi per conto mio più vitali e più energetici che abbia mai visto. Cioè là, in quella zona dove la cultura, diciamo, istituzionale non è ancora arrivata e non fa presa, lì le persone devono crearsi di giorno in giorno una propria cultura della sopravvivenza. Ed è anche questa
periferia, uno dei luoghi dove si producono un massimo di immagini contemporanee, di immagini nuove, di immagini efficaci e vitali. Il problema viene ridotto alla sopravvivenza, cioè non si va a chiamare un architetto per farsi una casa, ma ognuno si fa la casa, che è la metafora, che è la rappresentazione della sua stessa vita. E nella casa si legge la freschezza di quello che vive, la creatività di quello che la vivrà, si leggono i suoi sogni, si legge veramente l'architettura disegnata sulla persona. Dopo l'India io ho lavorato molto nel disegnare oggetti o mobili o anche ambienti su questo aspetto che si è detto dell'oggetto formale come evento sensoriale e non come, diciamo così, struttura o progetto intellettuale. E quindi ho lavorato molto per esempio sulle materie, sui colori, e su quello che oggi diciamo normalmente texture, che più o meno potrebbe voler dire sulla tessitura, sulla grana delle materie, sulla decorazione dei marmi, piuttosto che sulle vene dei legni, piuttosto che sulle grane delle pietre e così via. Mi è anche molto interessato il vetro, perché il vetro è veramente un materiale ad altissimo grado sensoriale. È lucido, è trasparente, è pesante, è colorato, è fragile, è variabile, modificabile. E così ho fatto questa mostra di vetri, cercando anche qui di combinare piccole nostalgie formali, riprese antiche e anche qualche volta di ironizzarle, con rotture contemporanee. Non voglio dire rotture cubiste vere e proprie, ma insomma con un certo sincopato contemporaneo. Bravi musicisti hanno deciso di diventare anche registi del loro videoclip. E il risultato è straordinario. Con Guthrie & Cream, che ormai sono diventate due celebrità, si apre una nuova era nella produzione della videomusica.
inglesi. Non hanno superato i 40 anni, ma sono già ricchi, famosi e corteggiatissimi grazie alla loro dote principale, l'immaginazione. Kevin Godley e Lol Cream, i due di spalle, sono i primi compositori del futuro. Infatti realizzano allo stesso tempo musica e immagini. Nel loro studio, l'unico al mondo attrezzato per un lavoro di questo tipo, creano giorno e notte senza evitare di divertirsi, consumando la loro fantasia fino all'ultimo colpo. Come tutti gli ex studenti inglesi degli anni 60, sono cresciuti alla scuola del nonsense, confusionari, eccentrici, un po' giocherelloni, hanno condensato tutte le loro virtù e difetti in un lavoro dal titolo History Mix, che con un po' di spirito si può tradurre antologia storica. History Mix non è altro che un videoclip, però ci abbiamo infilato tutte le nostre esperienze di pubblicità e di video music. E così ne abbiamo fatto un vero pezzo d'autore. Il montaggio è diventato una sfida tecnica, estetica e intellettuale, un montaggio di figure autonome. To a party at the county jail. All the cons were dancing, they began to wear. They were in the street, dancing in the street, but that was indiscreet. What you gonna do about it? The band were playing, there was plenty of booze. So they called for real, a Hill Street blues, a riot going on. What you gonna do about it? What you gonna do about it? Barillo and his men made it to the jail. You should have heard those sirens wail. There's a woman going round death row. There's a woman going round death row. What you gonna do about it? What you gonna do about it? What you gonna do about it? Per Godley & Cream, History Mix è la realizzazione di un sogno. Fare a pezzi la musica rock, naturalmente quella degli altri. Ecco come alcuni personaggi famosi, strappati ai loro videoclip, vengono ricuciti insieme, obbligati al ritmo di questa coppia dispettosa. Per gli appassionati di Aguzzate la vista, ecco i partecipanti. Sting, Boy George, Herbie Hancock, Yes. Piace la metamorfosi. Prendete uno dei nostri video più famosi, Cry. Se toglieste l'audio, vedreste soltanto una serie di facce. Con la musica invece cambia tutto. C'è un solo volto che si trasforma in continuazione. Il nostro pezzo più ambizioso è stato Mondo Video, che vedete per la prima volta qui in Italia. E qui abbiamo davvero cercato di unire le nostre due anime di musicisti e di registi. Diciamo che sonoro e visivo sono come due facce della stessa opera, sono state create nello stesso posto. Thank you.
Mondo Video è la sintesi video musicale del pensiero di Godley and Green. Musica e immagini che nascono assieme, una in funzione dell'altra, in un intreccio che non prevede di ascoltare senza vedere, né di vedere senza ascoltare. Qual è il nostro ideale? Su questo abbiamo le idee chiare. Vogliamo inventare un ritmo visivo e verbale insieme. Riuscire ad abituare la gente a vedere la musica e ad ascoltare le immagini. Stop. Vi sarete accorti che Imagina parla molto di pubblicità. E non si vergogna a dire che è bella. Ma la bellezza e la fantasia funzionano sempre? Facciamo un piccolo gioco insieme a Omar Calabrese. Proviamo ad analizzare qualche caso paradossale in cui la creatività non paga. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. Volevo proporvi un gioco, sì. Di solito siete abituati forse a vederlo alla domenica sportiva, però possiamo farlo lo stesso qui, una sorta di moviola sulle immagini pubblicitarie. Vedremo infatti alcuni film pubblicitari di tipo particolare, quelli che chiameremmo da noi pubblicità progresso e che gli inglesi e gli americani chiamano pubblicità per servizio pubblico. Non si vendono qui prodotti, ma si vendono idee. E di solito, infatti, sono idee che riguardano la società civile. Vi avverto di una cosa, qui guarderemo in effetti la qualità, la bellezza delle immagini per spiegare a cosa serve e se serve. Però queste immagini sono belle in un modo un po' strano, anzi, vi avverto contro forse il nostro interesse, che la loro bellezza è un po' dura, un po' cruda. Se tra voi ci sono persone particolarmente sensibili, forse potrebbero anche cambiare il canale. Possono partire i primi due filmati. There is now a danger that has become a threat to us all. It is a deadly disease and there is no known cure. The virus can be passed during sexual intercourse with an infected person. Anyone can get it, man or woman. So far it's been confined to small groups, but it's spreading. So protect yourself and read this leaflet when it arrives. If you ignore AIDS, it could be the death of you. So don't die of ignorance. Ecco, avete visto, erano due filmati straordinariamente belli, oserei dire, anche se, ripeto, un po' crudi. Belli come quelli che vediamo nella pubblicità migliore. C'erano delle immagini di grande qualità, c'era un ritmo straordinario e c'era quella particolare caratteristica del linguaggio pubblicitario che è quella di funzionare per paradossi. Tuttavia vi sarete accorti che queste immagini pubblicitarie non ci comunicano affatto allegria, come di solito la pubblicità, bensì ansia. Non solo, ma invece di parlarci al positivo, per esempio venderci un prodotto dicendoci qualcosa a suo pro, queste immagini invece sono negazioni, affermazioni contro qualche cosa.
Ecco, e forse è proprio questo insieme di caratteristiche che fa sì che non sempre questo tipo di pubblicità funzioni. Ma vediamone adesso una serie un po' più cospicua. Vediamo una serie di generi di questa pubblicità progresso, pubblicità per la società civile. This is the child alone. This is the child no one comes to collect. This is the child who can't talk to others. This is the child who's never been seen in clean clothes. This is the child who no one wants to sit next to. This is the forgotten, the neglected child. The NSPCC helps thousands every year. Thousands more need our help. And yours. Please give us a pound, or we'll have to pull the trigger. Are you ready to play? Play? Before you realize it's not a game. Beh, almeno in quest'ultimo caso avete visto un videogioco, anche se il tema era un po' più serio, almeno la forma con cui è stato trattato era un po' più ironica. Adesso vorrei invitarvi però a vedere con me un altro film di pubblicità progresso. È un film su un tema drammaticissimo, che è quello della salvezza di milioni di esseri umani in Africa. È un tema particolarmente caro al mondo anglosassone, inglese e americani. Vorrei che lo vedessimo per assistere alla meccanica della creazione di ansia all'interno di questo tipo di film pubblicitari. This is Salima too. Every day she grows stronger and stronger. In recent years, and against overwhelming odds, infant deaths have been reduced by 30%. Soon, Salima too will be inoculated to protect her from polio, measles, and diphtheria. But there's one killer we can't inoculate her against. Ecco, stop, e adesso possiamo tornare indietro. E torniamo indietro, lentamente, al momento decisivo. Eccoci. Qui il film ha avuto una specie di passaggio brusco. Da un inizio che era allegro, con questa bellissima bambina che si agitava e sorrideva, ecco che improvvisamente il lettore, lo spettatore, è quasi tradito, perché comincia invece tutta una serie di immagini terribili, tanto più che esse si incrociano e si incastrano proprio con quell'immagine bella e tenera dell'inizio. Questi avvoltoi che sono veramente quasi appartenenti ad un film di Hitchcock. E così avete visto tecniche di drammatizzazione, certo, per problemi assolutamente drammatici. Ecco, però questa drammatizzazione, sia pure per questi problemi, riesce a funzionare? Ho l'impressione che qualche volta questo non accada. Perché? Perché in effetti abbiamo il messaggio, abbiamo il problema, ma ci manca il volto di chi ci racconta questo problema. In effetti è un'istituzione che ci parla, ma purtroppo non per colpa sua. L'istituzione non ha un volto e dunque noi non sappiamo a chi credere o a chi disobbedire, eventualmente, se volessimo disobbedire. Ecco, adesso vorrei mostrarvi altri due filmati per concludere, proprio perché riflettiate o riflettiamo
su questa mancanza di identità di chi ci comunica la pubblicità Progresso. In the last 12 months, Africa has paid out over 4 times as much in debt repayments as it has received in emergency aid. In the last 12 months, Africa has paid out over 4 times as much in debt repayments as it has received in emergency aid. There is now a deadly virus which anyone can catch from sex with an infected person. But you can't always tell if someone is infected. And unless we're all a lot more careful, the people who've died so far will be just the tip of the iceberg. So protect yourself. It's safer if you use a condom. And remember, the more sexual partners, the greater the risk. Io credo davvero che ci sia qualcosa che forse non funziona in questo tipo di pubblicità, nonostante la sua tecnica ottima e nonostante la eccellente motivazione. Però la critica che abbiamo fatto stasera su questa raccolta di pubblicità non vuol dire che tutta la pubblicità sia criticabile. Ad esempio, la stessa pubblicità Progresso italiana non soffre dei medesimi problemi di questa pubblicità sostanzialmente anglosassone, anzi quasi tutta inglese, che abbiamo visto. In altre occasioni non faremo una critica alla pubblicità, vedremo anzi altri suoi meccanismi di funzionamento. In qualche caso perfino cercheremo di scoprire il perché sia così bella, così tanto bella e così tanto funzionante. E in ogni caso però è interessante che noi cominciamo a compiere questa operazione anche su un oggetto apparentemente banale e di solito trascurato come un messaggio persuasivo. Una casa vuota, un pomeriggio assolato. La luce filtra dalle finestre e spostandosi crea dei riflessi sul pavimento, sui mobili, gli oggetti. È una scena che possiamo vedere ogni giorno nelle nostre case. Eppure, una scena così ovvia può essere rivista e interpretata con un pizzico di meraviglia, come in questa poesia in video che si chiama Luce in viaggio. Con questa girandola di luce si conclude il nostro itinerario tra le immagini. Ci ritroveremo qui, in questo mondo sotterraneo e magico, dove le immagini parlano da sole. E ricordatevi, dove finisce il mondo delle parole, là inizia il mondo di
Immagina,